Abbiamo voluto con le associazioni che mi hanno accompagnato, quindi il Centro Studi Storici e Archivistici della città di Formia e l'associazione Web Project del Movimento di Corborio, abbiamo voluto fortemente questa iniziativa perché è un'iniziativa che va a riscoprire la nostra storia. Senza se, senza ma, senza polemiche, abbiamo il dovere di ricordare quello che è accaduto, perché guardare alla storia in maniera serena ci permette senz'altro di andare meglio avanti, soprattutto quando questa sera vedremo degli studi fatti anche attorno ad esempio ai caduti che ci sono stati in questo frangente, a persone di Formia che hanno perso la vita. Quindi perché non andare a ricordarle, perché non andare a riscoprirle, tuttavia non sono mai state ricordate. Allora, prima di ovviamente fare un brevissimo giro, anzi farò la preghiera a chi prenderà il microfono di essere stringato, perché siamo tanti, ma sono sicuro che verrà accolta questa mia preghiera, e passerei la parola alla nostra ospite, cioè chi ci ospita, che è il sindaco di Formia, Paladino. Io sono molto contenta che questo evento si metta in comunicazione le nostre due città. Io qui c'è Lucia, quindi in realtà questo è un evento che mette in comunicazione Formia Lunga Eta, è l'ennesimo evento che mette in comunicazione Formia Lunga Eta, perché siamo tanto bravi a parlare di comprensionalità, ma la comprensionalità è vissuta e noi stiamo cercando di viverla più che dirla. Quindi sono molto molto contenta di ospitare questo evento nel comune di Formia, contenta che finalmente si metta mano anche a pagine di storia che non sono sempre facili, non solo da apprendere ma anche da ricostruire. Daniele è uno di quelli che si mette lì e che ricostruisce tante cose, anche aneddoti che servono a conoscere meglio il luogo dove noi viviamo. E conoscere meglio il luogo che noi viviamo, in cui noi viviamo, ci aiuta ad impegnarci di più per quel luogo. Io non nego il fatto che l'impegno politico, per quanto mi riguardi, è legato alla storia di questo luogo. È legato al fatto che questo luogo ha espresso nelle sue varie epoche storiche tante persone che hanno saputo dare lustro alla nostra città a livello locale, nazionale e internazionale, e noi spesso lo dimentichiamo. Infatti non a caso con l'assessore alla cultura, con la dottoressa Trillino, ci siamo dette: bene, come continuare questi eventi? Questi eventi vanno portati avanti prendendo personaggi, persone che hanno dato tanto alla nostra città, probabilmente abitano anche altrove, probabilmente anche in città nessuno sa il loro valore e quanto loro si impegnano, e quindi far raccontare a loro la storia, non tanto, prima vi riflettevamo, non tanto nella sala di Bo, ma nelle scuole di Formia. Perché è bello che i ragazzi conoscano dei loro concittadini e ne siano fieri. E questa è una cosa, secondo me, molto che porta tutti a impegnarci di più per la nostra città. Quindi grazie a Daniele, eccolo, grazie a Daniele, felice di essere la ospite di tutti. E mi raccomando, godetevi questa seconda, ma poi domani ci sarà l'evento blu. Quindi portiamoci gli ombrelli, ma non fa niente, per un po' di pioggia. Abbiamo appena aperto il corpo, quindi abbiamo appena aperto il centro operativo comunale per il maltempo, quindi non è veramente poca pioggia, però lo facciamo volentieri. Grazie, buonasera. Allora, il sindaco dice bene che iniziamo questa sera, anzi ieri, questa commemorazione della partita di Mora, ma poi proseguiamo, quindi a febbraio ci vedremo a Gaeta, per continuare con le celebrazioni dell'assedio. E quindi per questo continuous, insomma questo colpo che si unisce, io chiederei anche un saluto all'assessore Martella di Gaeta. Io riprendo dove ha lasciato Paola, nel senso che noi dobbiamo viverlo
sentirlo nominato e sono convinta che ci stiamo riuscendo, faticosamente, ma ci stiamo riuscendo. Sono d'accordo con lei che la nostra storia ci insegna quello che eravamo e quindi di conseguenza quello che noi ora siamo. La storia non va dimenticata mai, anzi, io l'ho detto già l'anno scorso a Gaeta durante il convegno, la storia va ricordata, va insegnata ai ragazzi, perché molti a Gaeta per esempio non sanno nello specifico quello che è successo. Si sa che Gaeta è stata l'ultima forza borbonica a cadere il 13 febbraio del 61, però poi in realtà fino ce l'ha. E come sempre dico, la storia purtroppo per fortuna dipende dai punti di vista, la scrivono i vincitori, quindi quello che poi realmente è successo resta una cosa un po'... è rimasta per tanto tempo una cosa vaga. Ed non è giusta questa cosa, io sono convinta che bisogna andare a riscoprire, senza polemica, come diceva Daniele, senza polemica. Nessuno vuole fare nessuno vuole puntare i piedi su questa cosa, però è giusto che i ragazzi che vivono in territori in cui si è vissuta questa dolorosa battaglia e quello che è successo poi dopo, la sede di Gaeta, la vivano e la conoscano soprattutto. Io non mi dilungo oltre e mi auguro che mi porti a bene. Di solito io sono al tempo e porto bene, faccio l'inverso, quindi mi auguro che domani non piove, noi ci andiamo a illuminare domani, quindi speriamo che non piove. Buonasera a tutti. Adesso vorrei dare la parola al professor De Crescenzo, scrittore, presidente del Movimento Non Borbonico, che raccoglie forse 20.000 iscritti simbolizzati, si è detto Edi, non c'è una soluzionata, ma si è scordato Mila, e ci accompagna in quanto proprio da 25 anni fa un percorso di ricerca storica e quindi abbiamo voluto legarci insomma a questo momento più ampio. Noi non vogliamo riportare indietro il tempo, non vogliamo ricostruire un meglio, vogliamo semplicemente riportare in vita la memoria che si è trattata. Idealmente mi piace molto l'idea di questa serata che in qualche modo inizia a credere, spero una tradizione per forma, si ripercorre un po' il percorso della serie di Gaeta da novembre a febbraio, quindi mi piace pensare che stasera iniziamo in qualche modo la rievocazione di questa serie che poi finirà a febbraio con il comando di Gaeta il 14, il 15 e il 16 febbraio, perché credo che noi abbiamo il diritto e il dovere di trovare storie che abbiamo perduto per 150 anni, tutto qui. Quindi sono pezzi di memoria di cui abbiamo bisogno, di cui abbiamo bisogno, come diceva prima il sindaco di Corne, i nostri giovani, e ci hanno sottratto il settore per troppo tempo. Noi siamo convinti che la radice sia importante, perché siamo qui stasera, perché ringraziamo qui, perché siamo convinti che questo lavoro debba continuare, sia il lavoro più prezioso della nostra vita. La memoria, diciamo, nel percorso della proposta da oltre 25 anni, all'orgoglio, dall'orgoglio al riscatto, non tanto per noi che siamo qui, abbiamo la fortuna e ringraziamo tutti i giorni che io ho scelto di vivere in queste terre meravigliose tutte le volte che veniamo qui, la donna che è, ci commuoviamo, ma soprattutto per i nostri giovani che hanno il diritto di restare qui. E forse da queste radici, da questo orgoglio, ci può essere la possibilità di far restare qui i nostri giovani dalla Formia a casa. E questo è il nostro orgoglio, e questa è la nostra speranza, e per questo ringraziamo chi stasera è qui e chi ha organizzato questo evento. Grazie. Grazie Presidente, io vorrei continuare questa carrellata di enti patrocinati perché è importante, perché ti dà l'idea dello stare tutti insieme per raggiungere questo scopo. A tal proposito volevo invitare qui il professor Franco Ciullo, che è segretario nazionale dell'ACI, Associazione Nazionale dei Cavalieri degli Stati Uniti Italiani. Buonasera a tutti. Sono onorato di stare qua, anche se sono del corpo di Gaeta, sono di Mitturno, quindi non sono di casa, ma sono onorato di stare tra voi. Io rappresento le prime due sigle, pochi saluti di sua testa reale, invece per capo di Borbone, che è l'erede al trono di Napoli. Di una volta. Ma vedere qui giovani amministratori, sentire il sindaco, l'assessore, parlare dell'inizialismo storico, visto in modo critico, vero,
non leggere di vita che leggevo io alle scuole insieme all'assessore, al presidente Treglia, quando leggevamo i libri di Natalino Savelli, ci azzeccavano i bottoni che perdevano contro 20.000, contro 1.000 persone. Oggi lo guardiamo in modo diverso, lo guardiamo dal punto di vista critico e possiamo dire forse c'era qualcosa di buono, qualcosa che si poteva rivedere. La storia è stata un po' violenta. Guardate, noi abbiamo avuto una unità senza dichiarazione di guerra, un'invasione del sud da parte dell'esercito, senza una dichiarazione di guerra, e ciò nel diritto internazionale non è affatto un fatto, è vietato. Io sono un professore di questa materia e posso assicurare con tutti questi che se non c'è la dichiarazione di guerra non si può attaccare un paese. E il nostro era un regno sovrano, quindi c'era il re, era il più grande come territorio, ma anche come popolazione. C'erano le ricchezze, c'era la cultura che abbiamo esportato anche dopo essere stati spodestati. Avevamo ricchezze, dicevo, con banche, forse qualche banca defraudata, depauperata, servito a pagare i debiti delle guerre di indipendenza. Non dimentichiamo questo. E qualche altro ha riempito le casse della Repubblica di San Marino. E vedremo queste cose forse anche stasera stessa, ma non voglio ricordare molto, perché io voglio portare saluti per Stagnano e il Principe Carlo. E poi io sono il segretario nazionale dell'Associazione dei Cavalieri Costantini Brianti, che è un ente eretto dal Presidente della Repubblica, quindi un ente morale, come lo è l'istituzione dell'Accademia di Pisa, che oggi abbiamo l'onore di avere con noi, un'antichissima istituzione formata dai vecchi cavalieri della di Santo Stefano. E poi come zio Popò, come diceva qualcuno, Francesco II, tutti voi, era zio Popò, che era zio Leopoldo di Toscana, che era il marito della zia, quindi era uno di casa. Io vi auguro una buona serata e mi piacerebbe ascoltare un po' tutti, però dovrò lasciarvi perché abbiamo un'altra attività, questa volta un po' diversa, sempre culturata di interventi delle emergenze che stanno facendo una convintura con un'altra associazione che tutti quanti non ci conoscono. Buonasera. Allora, adesso prima di passare all'ultimo testimone, ma dolci secondo, vorrei intanto salutare ovviamente insieme a Lanci, sono diversi amici, quello, tra tutti insomma il vice di Storia Concini, piuttosto che il generale Dante Fiori che ci ha sorpreso con la sua presenza. Allora, passerei la parola a una delle tre gambe forti di questo evento, che è Roberto Simeone dell'associazione Web Rogers, che a sua volta presenterà gli ospiti dell'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano di Pisa e quindi spiegherà anche la loro presenza qui. Prego. Volevo ringraziare innanzitutto le numerose persone che sono intervenute a questo convegno e siamo molto felici come associazione che abbiamo portato avanti questo progetto e il generoso pubblico che qui è venuto a ad approfondire quello che è il contesto storico e gli avvenimenti della battaglia di Mola, che è il motivo principale di questo evento di tre giorni. Io sono molto felice di una cosa, cioè della collaborazione nata tra più associazioni, una collaborazione che ha portato a crescere sempre di più quella riga che vedete di sopra di altri enti patrocinanti o di altre istituzioni. E lo fa l'abbiamo fatto con uno scopo che è quello di valorizzare e di riscoprire il territorio. Il nostro territorio, il territorio del Forno e il territorio del Golfo. E noi ci siamo fortemente, non appunti perché era un'idea condivisa, ma abbiamo voluto fortemente anche avere qui stasera l'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano di Pisa, che ringrazio nella persona del presidente, il dottor Roberto Scani, che è venuto qui a parlarci di un argomento che magari la cittadinanza conosce poco,
che è stato anche oggetto di studio anche da Maria Cicco, che è la figura di Leopoldo II Vasconi di Siena e il suo rapporto con la città di Forlì, un rapporto che ha molteplici sfaccettature, oltre dell'esilio, e che qui insomma ci illustrerà, per il piacere di ascoltare anche questo intervento. Non occupo altro tempo e lascio la parola ai relatori. Buonasera. Grazie. Allora, questa sera, come ha detto Alberto, avremo la possibilità di ascoltare il dottor Ascani, che è un relatore navigato. Perché? C'è un evento nell'evento. Quest'anno noi ricordiamo il 170° anno dall'esilio di Leopoldo II a Formia. Contemporaneamente al Santo Padre Pio IX fu in esilio anche il Granduca di Toscana e il Golfo del Vento. La differenza del Papa lui soggiorna qui a Formia. Quindi lanciava queste meravigliose lettere al suo popolo per esortarlo della buona Margherita, e quindi ho voluto unire le due cose, anche perché si parla sempre di risorgimento alla fine, e quindi ho cercato di invitare, grazie ad Alberto, il massimo che potevo avere, cioè quindi chi studia la storia patria toscana, e quindi meglio dell'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano davvero non si può. Quindi passerei la parola al Presidente, e lo ringrazio ancora di essere qui. Grazie, buonasera a tutti, autorità, tutti presenti. Ringrazio per questa presenza, direi, abbastanza numerosa, che è segno di cultura, è segno di interesse verso la storia, è segno di interesse a quelle che sono le tradizioni che per certi versi anche in passato hanno accomunato il Granducato di Toscana e anche, si può dire, il Regno di Napoli o in un altro momento il Regno delle Due Sicilie. Quindi praticamente c'è una comunanza dovuta anche a parentele, per esempio Leopoldo II, di cui parlerò, ha sposato una figlia di Ferdinando II, praticamente la sorella di Francesco II, che fu l'ultimo erede del Regno di Napoli dopo la morte di suo padre. Durò poco perché gli eventi che vi racconterò hanno impedito che le cose si potessero trasformare in una maniera forse anche meno violenta di quello che in effetti è successo. La battaglia di Mola, d'altra parte, fu una battaglia molto cruenta. Io vi dirò qualcosa sulla battaglia di Mola, però credo che altri relatori approfondiranno questo tema, mentre io mi limiterò a dire quello che è oggi l'ordine di Santo Stefano, di Cavalieri di Santo Stefano, perché qualcuno pensava, quando sono arrivato, mi ha detto: ma che sono questi Cavalieri di Santo Stefano? Cosa rappresentano? Sono dediti a Santo Stefano? Quale Stefano? Qua per martire o proprio martire, ce ne sono due. Quindi questa cosa mi permette di fare un'introduzione che parla dell'ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. Pensate a un ordine che ha più o meno gli stessi scopi dell'ordine di Malta, con una maggiore valenza di carattere militare ed una, rispetto a Malta, minore valenza sotto il profilo dell'assistenza ai signori malati. Però gli statuti dell'Ordine di Santo Stefano, che è più recente rispetto alla Costituzione dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, poi di Rodi e poi di Malta, l'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano fu fondato nel 1561 da Cosimo I de' Medici, che quest'anno ricorrono i 500 anni dalla nascita. Cosimo I, grande politico, grande dinamico e anche direi furbo comandante militare, nacque appunto nel 1519, poi siamo nel 2019, quindi facciamo giusto i 500 anni. La Repubblica Italiana, le poste italiane hanno messo un francobollo e un annullo speciale.
per questa ricorrenza. Tra l'altro Franco Bolli è anche abbastanza bene, non so se l'avete visto, è andato molto risalto questa cosa. La presentazione è stata fatta dal Presidente del Consiglio della Regione Toscana, Eugenio Giani, che è una persona di grande cultura, posso dire, al di là dei sentimenti politici che uno può condividere o meno, ma comunque una persona molto educata. Ebbene, vi dicevo, l'ordine di Santo Stefano, fondato da Tonio nel 1561, fu avallato con bolla di Papa Pio IV il 15 marzo 1561. Quindi, oltre che ordine militare, è anche un ordine religioso, perché è stata avallata la bolla papale, per la quale naturalmente questo ordine esiste, continua ad esistere anche nelle trasformazioni dei secoli. Il 15 marzo fu il giorno dell'investitura di Cosimo a Gran Maestro dell'Ordine, che aveva il compito statutario di combattere gli infedeli, saraceni e magrini, e spesso correvano anche su queste coste, il golfo di Gaeta, fu molte volte espugnato da questi incursori più pirati che corsari. E quindi combatteva l'ordine gli infedeli, saraceni e magrini, cioè quei pirati che stavano nell'attuale Algeria, Tunisia, Libia, Marocco un po' meno e l'Egitto anche un po' meno, ma questi tre stati, Algeria, Tunisia e Libia, furono quelli che avevano il maggior numero di pirati, compreso molti rinnegati cristiani che andarono a comandare le imbarcazioni turchesche e magrebine e si convertirono alla religione musulmana. Quindi vi dicevo che questi costituivano un pericolo per la navigazione nel Mediterraneo e per le incursioni predatorie sulle coste italiche, non solo della Toscana. Tutta la costa tirrenica e ligure era praticamente percossa, e questo avvenne fino all'ultima incursione, fu addirittura nel 1826 nella costa di Livorno. Addirittura rapirono una bambina di 15 anni e la portarono appunto a Costantinopoli nell'arem della sublime porta. Quindi, come vedete, il pericolo è stato grande per molti secoli, perché il 1826 in fin dei conti non è molto lontano, sono nemmeno due secoli che sono trascorsi. E quindi gli statuti dell'Ordine di Santo Stefano si rifacevano, come vi dicevo, a quelli dell'Ordine di Malta. Si trattava dunque di una religione militare a difesa della cristianità. Dopo numerose vicende, l'Ordine è riconosciuto come dinastico familiare ed il suo Gran Maestro attualmente è Sigismondo di Asburgo-Lorena, discendente di Leopoldo II, ultimo Granduca titolare di Toscana fino al 1859. Ecco, ordine dinastico familiare. Come voi sapete, la Costituzione italiana vieta l'utilizzo o la concessione di ordini cavallereschi a privati o comunque a cittadini italiani al di fuori del Presidente della Repubblica. Inizialmente l'Ordine di Santo Stefano fu generosamente finanziato dal Granduca Cosimo I e in seguito, in ragione di appropriati acquisti di fondi e aziende agricole, divenne uno dei maggiori produttori intermediari della vendita di grano, accrescendo in modo considerevole il proprio patrimonio. Qui ci riferiamo alle bonifiche della Val di Chiana, Val di Chiana al confine con l'Umbria, dove c'è la grande città di Cortona, chiamata addirittura la nonna di Troia e la mamma di Roma, addirittura se si va indietro nel tempo di tantissimi. Ecco, quindi era un ordine anche molto ricco, che però spendeva quello che era necessario per bonificare il territorio della Toscana, Maremma e Val di Chiana soprattutto. Per la sua organizzazione, per gli acquisti effettuati e per la costituzione di una notevole massa patrimoniale, l'ordine divenne sin dalla sua
fondazione è una delle istituzioni di maggiore rilievo per l'unità dello Stato. Successivamente all'Unità d'Italia, molti furono i tentativi di recuperare i beni dell'ordine, totalmente demonizzati al momento dell'Unità d'Italia, siamo nel 1860-61, fino al tentativo del barone Pompeo Luisi, romano, che nel 1939 ottenne il riconoscimento dell'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano e la proprietà del prestigioso palazzo del Consiglio dei Dodici, oggi sede del Museo Storico, inaugurato nel 1989 e completamente ristrutturato sotto la mia presidenza nel 2010, con un patrimonio storico allocato in eleganti contenitori forniti di tutte le garanzie di conservazione, tutelato da un sistema di luce fredde secondo le più moderne tecnologie. Il museo si compone di un ingresso, di uno scalone d'onore, un'anticamera e due prestigiosi saloni tra i più sontuosi dei palazzi di Sanremo. Con regio decreto numero 1433 del 14 settembre 1939, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 232 del 4 ottobre 1939, venne approvato lo statuto dell'ente, ente pubblico, che da un lato affidava all'istituto l'incarico di provvedere all'assistenza morale, economica, professionale e sanitaria dei già militari del CREM. Il CREM era una specialità della Marina italiana per la gente di mare, dai marò ai sottufficiali e anche agli ufficiali di macchina, così via. Quindi dei pescatori, dei marinai poveri e delle loro famiglie, e dall'altro gli concedeva la facoltà di promuovere un ordine cavalleresco a completo ricordo di quello creato da Cosimo I di Medici, dal quale l'istituzione stessa prendeva il nome. Nel dopoguerra lo statuto venne aggiornato con il DPR numero 1270 del 26 agosto 1961, quindi interno regime repubblicano, e all'ente vennero affidati i compiti storico-culturali finalizzati a perpetuare il ricordo delle tradizioni e le tradizioni del Sacro Militare Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano e le tradizioni marinare italiane del passato e del presente. Questo vuol dire che tutt'oggi l'istituzione concede dei premi di studio, diciamo delle piccole borse di studio, a giovani che si diplomano negli istituti nautici e che naturalmente ottengono i gradi ufficiali all'Accademia Navale di Livorno e all'Accademia Mercantile di Genova. Quindi abbiamo un raggio molto largo di iniziative di carattere sociale, a queste si aggiungono poi le iniziative di carattere culturale. Del Consiglio di Amministrazione fanno parte rappresentanti dei Ministeri della Difesa, Difesa Marina, e della pubblica istruzione della provincia di Pisa, appunto quell'anno di provincia, ma dopo una prima ventata di eliminazione delle province, mi pare che di questa legge non hanno fatto nulla, per cui sono ancora vive poco vegete ma viventi. Poco vegete perché purtroppo non hanno molti finanziamenti. Poi oltre la provincia, dal comune di Pisa e, cosa importante, dall'Università di Pisa e della Fondazione Pisa, che era il vecchio patrimonio della Cassa di Risparmio di Pisa, e questa fondazione francamente sostiene l'istituzione Cavalieri di Santo Stefano in maniera abbastanza sostenuta in questo caso. Dunque, i settori di intervento si identificano quindi nella storia locale, nella storia dell'istituzione, storia delle tradizioni marinari, con borse, come dicevo, di storia, giovani e futuri ufficiali della Marina Militare e della Mercantile. Adesso entriamo, dopo questa introduzione, entriamo un pochettino nell'animo dei fatti accaduti nel 19 secolo. Qual è il tema principale? Tricolore e aquila vicina, facilmente intuibile, parte del tricolore, cioè la rivendicazione di fare uno Stato unitario, e aquila bicipite l'impero austro-ungarico, naturalmente.
la vita di Leopoldo Asburgo Lorena, e Lorena avevano succeduto i Medici nella Gran Magistratura e nel Granducato di Toscana, perché la famiglia Medici con Gian Gastone nel 1737 era praticamente estinta, e per trattati internazionali, in questo caso cito il trattato di Aquisgrana del 1748, fu assegnata dai grandi stati europei, Spagna, Francia e Austria, fu assegnata il territorio del Granducato alla famiglia Asburgo Lorena. Questa è per far capire il cambio tra i Medici e i Lorena, come è avvenuto e quando è avvenuto. Quindi la vita di Leopoldo d'Asburgo Lorena, ultimo Granduca titolare di Toscana, si intreccia con le drammatiche vicende del cosiddetto Risorgimento. Alla vigilia dell'Unità d'Italia, raggiunta nel 1861, dopo oltre un decennio di guerre e decisioni politiche sotto il governo di questo principe mite ed equilibrato, pensate che i bilanci non potevano mai in passivo e in alcuni si facevano. Perché la verità, nella pubblica amministrazione del Granducato non c'era mai a fare, è bello dirlo. Questo principe equilibrato, buon amministratore, nemico dei regimi di polizia, la Toscana visse un periodo di fioritura intellettuale fin quando scoppiarono i fatti del 48 e gli eventi successivi che riguardavano l'impero austro-ungarico con Francesco Giuseppe, il Granducato di Toscana, lo Stato Pontificio, il Regno delle Due Sicilie, il Rinato ovviamente, e dall'altra parte il regno di Sardegna dei Piemontesi. In questo contesto si pone nel 1849 l'esilio di Papa Pio IX Mastai Ferretti, che salpò da Civitavecchia il 24 novembre per recarsi a Gaeta, siamo qui, allora sotto i Borboni. Non era Lazio allora, quello sapete meglio di me. E la fuga di Leopoldo II prima da Siena, che era la città più meridionale del Granducato, città importante più meridionale, prima da Siena e poi da Porto Santo Stefano sull'Argentario, voi conoscete tutti il commentario dell'Argentario, Vitello, e da Porto Santo Stefano, Monte Argentario, dicevo, il 29 novembre con un vascello inglese diretto a Gaeta, dove gli illustri personaggi, Pio IX e naturalmente Leopoldo II furono ospiti di re Ferdinando II, anche peraltro preoccupato dalle vicende in corso 48-49, per questi regimi preunitari una tribolazione veramente, nessuno era tranquillo. Analogamente si stava preparando un'altra cosa, quelli di tutti saranno successivi, ma comunque già se ne parlava a me. Bismarck preparò a grandi linee la costituzione dell'impero tedesco, perché anche in Germania c'erano gli stati preunitari. E chi è che riunì la Germania? La riunì Bismarck. Tutti questi movimenti, poi l'Europa è una, nel senso anche oggi l'Europa è una, e tutti questi movimenti poi, nonostante non ci fossero telefonini, televisione, radio, però questi movimenti si orecchiavano da una strada all'altra. Quindi Bismarck stava facendo la Germania e l'impero tedesco, riunificando i vari stati veri germanici, per cui si poneva nell'Europa centrale l'esigenza di formare stati unitari. Come scrisse Franz Besendorf, studioso della storia del Granducato di Toscana e degli Asburgo, Leopoldo II fu coinvolto suo malgrado tra il tricolore e l'Aquila reciproca. Leopoldo, conosciuto a Firenze con il soprannome di Canapone per la sua capigliatura molto folta, giallo-ocra, da Canapo, pensate da Canapo, fu il successore del padre Ferdinando III nel 1824, ed oltre al governo dello Stato divenne gran maestro dell'ordine militare e religioso di Santo Stefano Pape Martire,
ordine, come dicevo prima, fondato dal Cosimo primo dei Medici che nel 1560 è approvato con cura di Fabio IV, che autorizzava la difesa della cristianità nel Mediterraneo contro gli infedeli. Ed in particolare contro le flotte turchesche dei corsari, perché le flotte dei corsari, a differenza delle flotte dei pirati, le flotte dei corsari erano sotto la protezione della Suprema Porta, cioè dei turchi. E quindi c'è una differenza sostanziale tra corsari e pirati. I corsari furono anche in Inghilterra, molti attraversarono l'Atlantico per combattere e per liberare gli alleati spagnoli, ma queste sono altre cose. I corsari della Suprema Porta e i pirati magrebini, combattendo con le galere imbarcazioni sottili comandate dai cavalieri di Santo Stefano. Gli ufficiali erano tutti i cavalieri di Santo Stefano, che avevano l'accademia navale in piazza dei cavalieri a Pisa. Lì si faceva un corso triennale e si costituivano i nuovi ufficiali di marina. A questo riguardo si deve ricordare che la battaglia di Lerma del 7 ottobre 1571, quando la Lega Santa voluta dal Papa Pio V con l'apporto decisivo delle galere stefaniane ottenne una grande vittoria contro i turchi, in quello scontro fu confiscata in abbordaggio la galera del grande ammiraglio Moisadine Al-Pascià, fu ucciso e presi prigionieri i suoi due figli, catturando inoltre la grande fiamma, perché io sono arrivato a questo punto, perché la grande fiamma della galera comandante, del comandante generale, la galera aveva la fiamma dell'ammiraglio e questa fiamma dell'ammiraglio fu conquistata da due galere stefaniane e la fiamma si conserva nella chiesa a Pisa, nella chiesa conventuale di Santo Stefano dei Cavalieri. Lo stendardo di Don Giovanni d'Austria, che è qui a Caglia, non lo sapete, figlio illegittimo di Carlo V di Spagna e comandante generale della flotta cristiana, è conservato a Gaeta, mentre il vessillo personale del turco, dell'ammiraglio turco, un damasco rosso, fu donato dai cavalieri stefaniani al nobile comandante Marcantonio Colonna, andava la squadra dove c'erano le forze pontificie, quelle di Genova, quelle del Granducato di Toscana e quelle stefaniane. Quindi praticamente i cavalieri stefaniani dettero a Marcantonio Colonna il vestito personale del grande ammiraglio Al-Pascià. Il Colonna lo portò in Vaticano, dove rimase fino al 15 gennaio 1965, quando Papa Paolo VI lo restituì alla Turchia in segno di riconciliazione. Io ho avuto modo di vederlo al Museo Navale di Istanbul e poi l'ho trattato anche in alcune pubblicazioni che ho fatto. Ma torniamo al corso della storia. Dopo un decennio di eventi del 1849, quando Leopoldo, il 29 aprile, lascia Firenze per Vienna, qui siamo già 10 anni dopo il 1849. Leopoldo lascia con 3 carrozze e pochi bagagli, lascia Firenze in silenzio, non osteggiato da nessuno, e va a Vienna. Tradito, si può dire tradito, da un toscano, dal barone Bettino Ricasoli, che cavalca il carro del vincitore Vittorio Emanuele II, così è e così è sempre stato nelle storie, i vincitori hanno sempre ragione. Infatti, che avviano l'annessione al regno dei Savoia della Toscana, precedono di poco l'attacco al regno delle due Sicilie con la battaglia di Mola, quartiere, come voi sapete, dei bambini dell'antica Formia, il 4 novembre 1860, coinvolta nella sede di Gaeta, dove il generale Ettore de Saumur, con 8.000 piemontesi, attaccò il contingente di 5.000 soldati napoletani comandati dal generale Gianluca von Mergel. 150 morti e feriti da ambo le parti, 100 carabinieri catturati,
ma la vittoria fu dei piemontesi nonostante la strenua difesa e gli atti di valore dei napoletani. La presa di Gaeta determinò il 13 febbraio 1861 la fine del Regno del Sud, mentre Garibaldi si avviava allo scontro sul Volturno, ma questa è un'altra storia. Il generale Enrico Cialdini, nato a Castelvetro di Modena l'8 agosto 1811, poi nominato da Vittorio Emanuele Duca di Gaeta, detto l'autore del massacro con le fucilazioni delle truppe borboniche, chiamate ingiustamente briganti, erano soldati che quando sono stati sconfitti cercavano scampo e furono considerati briganti, e lui si rese l'autore del massacro con le fucilazioni appunto, e con il suo morto, che lui non era toscano come vi ho detto, era essenzialmente un piemontese, diceva fusile, fucilare. Dunque il Cialdini morì a Livorno l'8 settembre 1891 e fu sepolto, guarda caso, nel cimitero suburbano di Pisa con la moglie spagnola Maria Martinez de León, deceduta a Pisa il 6 ottobre 1873, in una sontuosa, se si può dire, cappella mortuaria tuttora aperta al pubblico che la può visitare. In considerazione del tempo a mia disposizione ho cercato di sintetizzare questo aspetto della storia, in particolare sorvolato su Mola, perché so che altri relatori parleranno in particolare di questo. Ho cercato di sorvolare, spero di essere stato comprensibile per tutti i presenti, anche per dare una linea di quella che è stata la storia di questo ordine e del Granducato di Toscana. Grazie. Sì, l'escursus della storia della istituzione del Granducato di Leopoldo II. Adesso entriamo più nel tema, ho invitato Alessandro Romano, storico, insomma, esperto di storia del Regno delle Due Sicilie, l'ho chiamato per entrare nel tema, quindi ci racconterà a livello militare che cosa è accaduto in questa famosa battaglia di Roma. Prego. Grazie. Io ho detto che questo video è un po' cambiato. Don Popolo Capobianco, oltre ad essere un sacerdote di eccezione da altri tempi, era uno storico di eccezione, ha scritto 58 libri, di cui 30 di storia. E lui diceva, per aver detto quello che pensava, per aver detto che aveva trovato i libri di storia, fu relegato a Bentodero. E lui si considerava l'ultimo dei carcerati, l'ultimo dei confinati. Io non ho tempo di definire Mola una battaglia, non è stata una battaglia, è stato un vero e proprio massacro. Un massacro, un tiro a piccione, come si dice. Però prima devo fare delle premesse importantissime, che altrimenti che casco dei frantendimenti. Fu in realtà un crimine di guerra. Su Mola, attenzione, Mola di Gaeta, per distinguere la Mola di Baghe, nei rapporti sempre Mola di Gaeta, è qualcosa di semplice, ma Mola era Mola di Castellone. Sei conquistato la Valle adesso. Ma in verità, noi siamo fedeli osservatori della storia, quindi noi abbiamo notato che spesso in passato succedevano dei disquisiti tremendi, perché mandavano in cammino a Mola, ma Mola non era Bari, era Gaeta, e quindi succedevano macerie, quindi Mola di Gaeta, Mola di Bari. Un crimine di guerra, perché un crimine di guerra? Allora, io devo necessariamente fare queste premesse. Io sono un servitore dello Stato, il più feroce. Quindi sono stato tacciato per questi miei interventi di andare contro l'istituzione dello Stato. Non è così. È un errore che noi ci portiamo appresso da tempo. Cioè noi, il popolo italiano, siamo un popolo strano, perché purtroppo ci hanno fatto diventare strani perché ci hanno fatto dimenticare la storia, hanno tagliato la memoria. L'equivoco fondamentalmente è questo,
sulla disciplina militare delle forze armate dello Stato italiano al Piemonte e Savoia. Cioè quasi va a gara chi è più attivo, i carabinieri 200 anni, i bersaglieri 180 anni, i granatieri 140 anni, 150 anni. Attenzione, le attuali forze dello Stato italiano nascono il 2 giugno del 1946. Prima ci sono luci e ombre. E questo deve essere chiaro a tutti. Pertanto, molti organismi dello Stato, parlo dei militari, portano lo stesso nome e la stessa divisa, ma non hanno lo stesso giuramento dal quale discende l'onore militare. Loro abitavano Savoia e attaccavano, adesso vivono Savoia. Adesso sono servitori dello Stato, adesso vivono la Repubblica, sono servitori della Repubblica. E questo è importante per i militari. I militari devono sapere qual è il punto di riferimento, qual è il suo punto di riferimento. La Costituzione o il Savoia? Pertanto sono entità etico-militari sostanzialmente diverse, dove militarmente uno non può essere l'erede dell'altro. Sono dei figuranti quando mettono le divise del 1850, 1859. Non sono loro, non sono gli stessi. L'istituzione è un'altra. Allora, devo necessariamente andare veloce, mi sono messo il timer. Allora, qual era l'Italia? Perché poi la confusione adesso, perché era sulle forze dello Stato? Adesso la confusione è sull'Italia. Allora dice Zitara che l'Italia è stata tale fino ai Romani. Dove i Romani, l'Italia si è sfaldata. È vero? Dove i Romani l'Italia qual era? Dove cominciava, dove veniva? Qual era l'Italia? Possibile che dopo Roma l'Italia fosse sparita? Nel 1860 l'Italia era ancora da realizzare o solo da completare? Cioè l'Italia qual era? Questa è l'Italia, no? Qual era, secondo voi, quale poteva essere l'Italia in queste condizioni? Tutti gli stati state eletti. Noi abbiamo, nella parte nord, abbiamo le città-stato, no? Ogni stato, in questo periodo nasce il Rinascimento, nasce il capitalismo, nasce, si gettano le basi alla cultura occidentale. Ma però, a sud abbiamo qualcosa di diverso, abbiamo qualcosa di più unito. Mi salto tutti i passaggi, perché altrimenti ci vorrebbe un po' di mezzo, soltanto per fare la delle origini dentali. E questo è il primo testo cinese. Vediamo un po', prima che io vi dica qual era l'Italia, vediamo che dicono gli storici del tempo che ai quali hanno messo il bavaglio, la storia italiana ha messo il bavaglio a chi diceva cose diverse da quello che avevano scritto i vincitori, cioè da quello che avevano scritto i Savoia. Che ci dice Nicolò Tommasero? Il Piemonte finora è ben noto al resto d'Italia, che anzi, non molti anni fa si reputava esso stesso non essere Italia. Infatti il Piemonte era una regione della Francia, parlavano francese. Il Regno d'Italia è stato proclamato in lingua francese. In Parlamento, Cavour, Vittorio Emanuele parlavano francese. Pertanto bisogna che il settentrione d'Italia si inchini al mezzogiorno, laddove il mezzogiorno prevale per civiltà più antica e per l'italianità più profonda. Bisogna che ogni privilegio di nascita o di titolo sia rotto con ogni gioco. Il Piemonte non so che, se non vuole essere soverchiato. Quindi questo grande uomo, Tommaseo, dice che l'Italia era questa, era il meridione d'Italia. Infatti tutte le leggi borboniche non erano scritte in napoletano, lo citavamo io, erano scritte in italiano perfetto. L'unica cosa che cambiava era con l'acqua. Essendo avere, non c'aveva l'acqua. C'era l'accento come è essere, forse è più giusto, sapete? Se è essere all'accento, sarebbe stato pure più utile avere a avere l'accento. Ma la vita era tutto sperato. E ce l'ha. Andiamo avanti. Pertanto noi abbiamo due figure. Ripeto, devo andare veloce. E si è spento l'intero. Si è spento le cose. Pertanto abbiamo due figure. Abbiamo il Savoia, che è l'aggressore, e il Borbone che l'ha aggredito. Questo dobbiamo mettercelo in testa. Dopodiché l'Italia non era il Piemonte, ma la parte meridionale della penisola era l'Italia. È chiaro? Pertanto il piccolo è invitato Piemonte all'Italia per annetterla, non per realizzarla. Il piccolo Piemonte, che era pieno di debiti, aveva fatto guerra a mezzo mondo, stava in crisi e stava in bancarotta fraudolenta, puntava al sud, al meridione,
adesso noi chiudassimo la Germania, più o meno il rapporto è quello, era molto di più. Tanto è bello che sulle cartine, che si mandano bene da propagare, c'era scritto Regno Santa di Sardegna, non c'è scritto Italia. Quando fu proclamata l'Italia con pressione non indifferente da parte dell'Inghilterra, perché ormai molti, pure i più ignoranti, hanno capito che c'è stata la frode, Vittorio Emanuele II rimane Vittorio Emanuele II, non diventa Vittorio Emanuele I d'Italia. E la registrazione continua tranquillamente, da XIII passa al XIV, non viene resettato, viene cambiato solo il nome. Si diventa italiani per decreto. E un altro grande, di cui se ne guardano bene di leggerci tutto, il santo Gioberti dice: supporre che l'Italia, divisa come da secoli, possa pacificamente ridursi sotto il potere di uno solo e demenza, e desiderare che ciò si faccia per violenza e diritto, e non può non nascere il segno nell'animo di coloro che riguardano la politica anteponendo alla morale e disonorano la patria separando gli interessi e i diritti dalla mansuetudine e dalla giustizia. Dice, è come se adesso non si riesce a fare l'Europa, un giorno si sveglia la Francia, dice, sapete che vi dico, la facciamo con la forza, conquistiamo tutto, la capitale, e poi tutti la lingua francese. Qualcuno si arrabbierebbe, insomma, così hanno fatto. E così dice che non bisogna fare con forza. I popoli vanno uniti con la concordia, con i punti di contatto, non con la forza. Gli effetti ce l'abbiamo tutti adesso. E in realtà questa era il Sud Italia, che come ho spiegato era l'Italia, con le sue brave province, perché poi gli indici fanno capire che a sud ci stava un macello, ci stava la fame, ci mangiavano i bambini, ci morivamo di fame, e fino a prima c'era uno Stato regolarmente costituito, uno Stato gestito in modo diverso da come adesso siamo abituati a pensare, c'era l'uso comune della terra, c'era soltanto quattro tasse, c'era un modo diverso, certamente non capitalistico, di gestire la cosa pubblica. E Formia, antica Mola, era il nord del sud, e come tutti i nord del sud era molto sviluppato. Stava in un golfo felice, perché c'era Gaeta che era ricchissima, per quanto riguarda Gaeta non l'hanno fatta la quinta repubblica marinara, perché altrimenti si rilanciava troppo sotto, insomma, pure su questo ci hanno fatto dei torti. Gaeta era importantissima a livello commerciale e a livello internazionale, era fondamentale, non a caso il Gonfalone si conserva a Gaeta, solo Gaeta poteva tenere quella cosa, quella gloria. E Formia non era da meno, Formia era importantissima perché era un po' il porto felice, il cuscinetto interposto tra il nord Europa e il resto del regno, verso sud. Non a caso, la cosa importante stava vicino a un fiume importante, Galigliano, che comunque era sfruttato. Ci stavano vari elementi importanti e Formia non era da meno. Ci sono alcune riproduzioni d'epoca. La questione dell'Italia in Formia. Innanzitutto, noi leggiamo conferimento ai granieri di Sardegna attuali, che non c'entrano niente con quelli di allora. Il Comune di Formia conferisce la medaglia di riconoscimento per aver liberato Formia dalle truppe borboniche ed aver così consentito a questa ridente cittadina costiera di entrare con tutti gli onori nella storia risorgimentale. Liberata Formia. Chi liberò Formia? Territorio di un Stato libero e indipendente. E per consegnarla a chi? Questo è il problema. Gli allora cavalieri di Sardegna, che non furono loro, fu persano dal mare, bombardare, loro entrarono trionfanti a sparare il gruppo di fucile. Ecco, a chi consegnarono poi Formia? Andiamo un po' giù. Alle ore 13 dell'11 maggio 1860 sbarcarono a Marsala a scortare due navi inglesi, e questa la dice molta, l'Intrepid, comandata da Maynard e l'Argus, comandata da Ingram, Garibaldi. Si parte il Lombardo si arrenò, ha sfondato lo scalo, le galere borboniche strombe le capre, per terra non la prima. E questo frangente che Garibaldi disse qua su Panitalia, si muore perché finì con la nave sugli scopi, non ci stava la nave per tornare. Non disse a Chianti Romano, abbiamo scoperto anche questo, perché dice il rapporto, da una bestemmia alla Madonna e l'altra a Gesù Cristo, testo le parole, la ribadisce qua o si fa l'Italia o si muore. Non c'era più andato a mettere la lente.
e qua adesso ripeto faccio salti da euro perché è impossibile riassumere la storia in 10 minuti, 20 minuti. Prima di occuparci della storia di Rocco Chinnici, Rocco Chinnici è stato un grandissimo magistrato perché prima di aprire un processo, i processi, il famoso Puma antimafia, si è studiato la storia, ma non si è studiato sui libri di storia, si è studiato sugli archivi e dice prima di occuparci della mafia, del periodo che va dall'unificazione del Regno d'Italia alla prima guerra mondiale e all'avvento del fascismo, dobbiamo brevemente all'estremamente permettere che essa, quindi la mafia, come associazione e con tale denominazione prima dell'unificazione non è mai esistita in Sicilia. La mafia nasce e si sviluppa subito dopo l'unificazione del Regno d'Italia. E questo lo dice Rocco Chinnici. E quindi questi venivano dalla Sicilia. Come hanno fatto la mafia in Sicilia? Ce lo dice il Ministero dell'Interno attuale. Gli archivi del Ministero dell'Interno e custodito questo bellissimo documento che dice il 10 aprile 1860 con la complicità dell'intendente Artale avuto per il tramite della Farina sbarcarono a Messina Rosario Pirro, Giovanni Corrado e poco dopo il Massone per Gesto Visco per preparare il prossimo sbarco di Garibaldi. I congiurati si legarono presso i capi delle mafie di Carinici, di Nisi, Terrasini, Montelere, San Cipriano, San Giuseppe Gato, Grande Calvarese, Torreone, Partenico, Alcamo, San Salvare di Troppo e Trapani. In questi paesi si accordarono con i cari mafia perché accorressero i loro picciotti e dare una mano alle camicie rosse dopo lo sbarco. In realtà sembra che entri in contrasto con quello che dice Rocco Chinnici. No, prima esistevano tutti i casi. Con l'unificazione d'Italia la mafia da parassitaria diventa imprenditoriale, cioè diventa un'unica mura. Quindi uniscono anche la mafia. Quindi da sud arrivavano le truppe aiutate prima dalla mafia, poi dall'Andrangheta e poi dalla Camorra. Infatti il viaggio è questo. È lungo spiegare come ha fatto ad andare Taranto, Bari, Lecce, non c'è mai passato prima, eppure c'è la Taranto, Pietro Guido che arriva, non c'è mai passato prima. Si avvicinano da noi, battaglia del Volturno, il 26 settembre al 2 ottobre 1860. È successo di tutto su quel fronte. Ci sarebbe da fare più di una conferenza. L'incontro di Teano non avviene a Teano, avviene a Caglianero, ma suonava male Caglianero, l'incontro di Teano non avviene con Garibaldi a cavallo perché Garibaldi era affetto da artrite reumatoide, non poteva allargare le gambe, quindi probabilmente avviene a piedi. Dopodiché abbiamo la battaglia del Carignano. La battaglia del Carignano è uno degli esempi più fulgidi, più importanti, più commoventi di quella che era la cultura dell'esercito delle due Sicilie. Pensate che quando i garibaldini finirono nel fiume, fortuna che nel fiume Carigliano sapevano nuotare, i soldati borbonici, quelli di Forme, di Gaeta, di Nau, si lanciavano nel fiume per salvarli, perché l'etica militare diceva che quando un militare cadeva da cavallo, stava in difficoltà, non era più un nemico, era un fratello che aveva bisogno di aiuto. E volevamo vincere la guerra. Questa è la cultura dei cavalieri, aiutare chi ha bisogno. E infatti il sesto cacciatore, comandato dal capitano Domenico Pozzetti, non volle arrendersi e morirono tutti. Voi immaginate un esercito che fronteggia il nemico e si fa ammazzare, non si arrende. Per quale motivo? Soltanto un ideale per fare una cosa simile. Una difesa accanita della propria terra, della propria patria. Morirono tutti, compreso il capitano, prima lì, uguale a come succede qua. Abbiamo molti esempi, quando chi scappa lì, non ce l'ho con i medali. Vediamo un po' che cosa è successo. Quindi si sono avvicinati, ormai è caduto il Volturno, è caduto il Carignano, sono morti tutti, si avvicinano a Formia. In realtà le cronache, io mi cito soltanto qualche cronaca, la dicono lunga. Dicono, qua è inutile che noi sottoponiamo Formia, così dice il re, andò via da Napoli, per non sottoporre Napoli alle punture della guerra. Così fecero le truppe napoletane in realtà. Vediamo se è vero, cioè andranno via da Formia. A Formia in Italia non c'è. Vediamo chi ci sta. Dice, nelle ore militari del primo novembre, il vice ammiraglio Tinan manifestò non dover più le forze navali francesi opporsi agli attacchi dei piemontesi. Allora, qua davanti ci stavano le truppe francesi, le navi francesi, che impedivano ai piemontesi di avanzare. Il momento in cui videro che i napoletani erano andati via, questo appunto qualcuno racconta una cosa, in realtà avviene esattamente così,
nel momento in cui videro che i napoletani erano andati via, quindi l'esercito era andato via, i francesi si levarono dalla coppia, non c'era motivo, e si spostarono sotto Vienna. I piemontesi dovessero correre sotto le mura di Vienna, rimanere però lì dai tentativi marittimi dei sardi, i luoghi messi sotto tiro dai canoni francesi. E la sera dello stesso giorno la squadra di Francia abbandonò la foce del Garigliano senza che il corpo dell'esercito napoletano avesse il tempo di operare qualsivoglia movimento. Dice che i napoletani del corpo dell'esercito napoletano parte si incamminò per Valle d'Indre e parte si diresse su Gaeta, rimanendo al campo dell'istituto di Montesecco e spingendo il demandosso con il Lombone e dei Cappuccini. Quindi l'esercito si era ritirato. Fornia rimaneva una città presidiata dal legittimo Stato, ma smilitarizzata dalle truppe campane. A Fornia ci stavano i carabinieri, i gendarmi, ci stava la milizia locale, ma non c'era la forza campana. Non ci stavano i cannoni, non ci stava la cavalleria, erano tutti ritirati. Sono ritirati tutti a Gaeta, ci stavano... Infatti poi ne erano troppi, dovete mandarli via quando cominciò la sera. State annoiando? Dice tutto. Verso le 4 di quello stesso giorno, cioè quando le navi andarono via, si accostarono le navi nemiche sotto mare e cominciarono un fuoco a danno di quella piccola città, ma il solo cannone da 12 è fortunatamente collocato sull'aperta spiaggia, quindi avevamo solo un cannone, va bene, solo un cannone. E l'artiglia della campo ricade invece per prendere subito l'arco. Persano cominciò a far piovere sulla disgraziata città una miriade di proiettili, bombe, granate e Champlain, questo micidiale protetto la forma donna. Mentre Persano bombardava le case, le chiese, scusate, io ho tutti i pezzi che altrimenti non c'è tempo. Mentre Persano bombardava le case, le chiese, gli ospedali e governo 2000 periti, i cittadini di Mola fuggivano, nascondendosi alcuni nelle grotte, altri nelle cave, mandando grida disperate e gemiti strazianti. E così tenendosi fuori dal tiro dei canoni della spiaggia bombardava e distruggeva senza pericolo per farsi poi combattere sul suo diario, quindi smise la lontana e cominciò a bombardare. Bombardava fuori, dove non c'era nessuno, c'era solo la gente. I proiettili nemici passavano sulle nostre teste mal diretti, le granate e le bombe venivano meno spesso perché queste erano riservate alle case di Moro e quando ce ne giungeva qualcuno facilmente si scansavano gli effetti dello scoppio, riparandoci dietro i grossi alberi di olivi, ma spesso scoppiava in aria. Vi fu qualche soldato che ebbe la temerarietà di avventarsi su qualche bomba appena caduta a terra per togliere, credendolo possibile, la miccia accesa e ciò per impedire lo scoppio, ma più una volta si ebbe a deplorare tale tragedia. Il vice ammiraglio Barbieri Tettiani, vedendo che da Gaeta che stava in legno di popoli civili, mandò il bacetto all'interessante per consegnare a Persano la lettera. Cioè, vide che stava bombardando la città. Ma che stava a fare? Noi siamo andati via, l'esercito da lì si bombardi la città. Aveva attraversato i limiti del tiro dei legni francesi e quindi aveva superato ogni... Quello che avvenne in Mola, dopo le 4 pomeriggiate del 4 novembre, è indescrivibile ed è in quel grande sconfitto quasi... Nella via di Mina da Litri a Gaeta, in quella via erano carri, ambulanze, artiglieria, cavalli da tiro e da sella e altre carrozze e carri di quei cittadini che fuggivano, i quali portavansi quando avevano di meglio e tutti appeggiati, urtarsi, confondersi, in mezzo a quel disordine chi gridava, chi piangeva, chi bestemmiava. Per accrescere sempre più la confusione del pericolo, Persano, sarebbero il piemontese, Persano approfittando che si avvicina sotto le case di Mola e solo dopo ha solo scopo di distruggere le sostanze della vita dei privati e di quelli che più non potevano molestarlo. E così ci sono dei corrompo dei cannoni. Allora, questa è la cronaca da guerra. Ma io sono uscito, noi siamo riusciti a tirare fuori la cronaca da bordo. Cioè la nave francese, che cosa dice quel comandante francese che si era ritirato e poi ritorna, l'ho tradotto. Dice, la mattina del 4 novembre del 1860, e questa è la nostra storia, questo riassume un po' tutti, 8 navi sarde, comandate dall'ammiraglio Persano, iniziarono a colpire con 100 cannoni le abitazioni e l'ospedale della città di Mora. Gli abbiamo dato la metà. Ora dobbiamo deciderci, o ha fatto bene o ha fatto male. Se ha fatto bene, andiamo a se è fatto male, andiamo, è minimo, poi se condividiamo quello che hanno fatto, va bene. Noi da storici non è che andiamo proprio nel merito,
probabilmente si è forse stato d'accordo per una cosa che non è proprio indegna. Diamo. I granatieri e i bersaglieri, posizioni consigliate da Rano, no? Anche loro spararono con 10 camion da campo causando incendi, quindi da sopra Marano, lui dal mare e quelli da sopra Marano che spararono verso il basso, causando incendi alle case di Mola e colpendo ripetutamente la lunga fila di abitanti che cercano scampo a Gaia tra Inti. Le truppe napoletane esistono bene, ma sono martellate dal mare, dove si difendono con un solo cannone, mentre sono impegnate a mettere al sicuro gli abitanti, quindi le truppe borboniche sono impegnate a mettere al sicuro gli abitanti. Ma non sparare! Così come diceva lei. Terrorizzati a soccorrere il gran numero di feriti, quindi le truppe napoletane devono soccorrere il gran numero di feriti. Il comando francese ordina a Pezzano di sospendere quella carneficina di civili e minaccia il diretto intervento della forza. La sera e la iniziano un nuovo attacco che causa gravissimi danni alla città. La distruzione di Mola ha avuto il solo effetto di ritardare la ritirata dei napoletani perché le strade sono costruite su macerie, morti e di feriti. E questa è la spiaggia di Mola dove fu prima della sua distruzione, dove fu piazzato questo tipo di cannone, che sono ecco il cannone, quindi Mola, la battaglia di Mola si è svolta su questo cannone. Cioè Mola si difendeva con il cannone e qui spararono con 100 cannoni. Questa è la battaglia, perciò è trovare i miei vicini, questa è la nostra. Cioè, di che battaglia abbiamo parlato? Questa è la nave che sparava dal mare, ogni fiancata c'era 60 cannoni, 30 sopra e 30 sotto. Questo è da Marano che sparavano giù. Questo bugiardo ammiraglio, ecco quando scrive a Cavour. Quest'oggi, 4 novembre 1860, poco dopo le due pomeridiane, la squadra ha avuto l'onore di concorrere a far liberare il paese alle nostre truppe, che con solito impeto e valore davano un assalto alla città di Mola. Difesa da numerosa soldatesca che, riparata dietro barricate, cioè per spiegare i basini, muniti di cannone tirando da casseggiamenti opponeva valide micidiali resistenza. Spacciato e mille volte bugiato, dice lo scrittore. E ve lo ripeto, il comune di Formia, nel 2010, non c'entra la turismo. Lo ci tengo a dirlo, dalle conoscenze ma aver liberato Formia dalle truppe borboniche ed aver così consentito a questa grande cittadina così di entrare con tutti gli onori nella storia risorgimentale. E questo è il quadro che rappresenta l'ingresso dei granatieri di Sardegna a Mola. Ecco come la tronfia delle orche risorgimentali disegnò, mitizzando, l'ingresso in Mola delle truppe piemontesi. La città appare integra e affollata di cittadini. Mola invece aveva subito la distruzione totale del centro storico e i suoi abitanti erano o morti sotto le bombe o erano fuggiti verso il sito. E tutti quanti abbiamo letto questi libri. E poi, finita Mola, l'esercito si attestò tra Mola e Gaeta per iniziare la famosa assedio di Gaeta che quest'anno, come tutti gli anni, ci riverremo tutti gli onori possibili. E chiudo con uno scrittore, il Desivo. Desivo che aveva scritto queste cose è stato perseguitato lungo tutta la sua vita. La patria nostra è il sorriso del Signore e lui per padre intende l'Italia. L'Italia, questa era l'Italia, la terra dove è nata la Magna Grecia, dove andavamo, come ci va? L'Italia, terra coperta da bosco. La patria della nostra era il sorriso del Signore, la provvidenza la faceva abbondante e prospera, lieta e tranquilla, Gaia e bella, aveva leggi sapienti, originati costumi e pienezza di vita, aveva esercito, flotta, strade, industria, uffici, templi, regge meravigliosi, aveva un sovrano nato napoletano dal cuore napoletano. L'invidia, l'ateismo e l'ambizione congelano insieme per abbattere e spogliare. In realtà l'Inghilterra impedì all'Italia di unirsi veramente. L'Inghilterra perché non voleva che nel Mediterraneo nascesse una potenza quale fosse stata e quale sarebbe l'Italia se fosse veramente unita. Grazie. Nel 2010 mi sono così vergognato di questa cosa che me ne sono andato in vacanza a Lisbona.
e mandando una lettera alla nuova sindaco, che adesso non c'è più, perché fu fatto solo in maniera retorica, non ci si sono applicati, non è più per cattiveria. Hanno usato la retorica degli ultimi 150 anni per andare avanti con il risorgimento. Io di solito cerco di fare gli interventi, adesso vi prendo qualche minuto anch'io, cerco sempre di farli il più possibile leggeri, eccetera. Questa volta non sarà molto così, perché sono andato avanti con quello che diceva Alessandro, e grazie agli archivi, all'archivio della città di Forlì, adesso vi faccio dei quanti archivi ho visitato, sono andato a vedere le persone, i militari più che altro, che sono caduti in questa battaglia di Mola, ma soprattutto dopo, quelli che hanno difeso in qualche modo, veramente, quindi non quelli che hanno preso la medaglia, la città di Formia, poi sono morti, che non sono morti nella battaglia, perché nella battaglia non è morto praticamente quasi nessuno. Abbiamo visto l'archivio delle chiese, abbiamo quasi sempre accompagnato dall'ottimo Raffaele Cavolino, delle chiese di Sant'Erasmo, di San Giovanni. L'archivio comunale, cioè l'elenco dei caduti dell'ospedale militare, che era qua, quindi dove adesso sorge il comune, fu allestito l'ospedale militare, ovviamente all'esercito napoletano, quindi dotato di tutto quello che necessitava la Gaeta, dotato anche fisicamente, dei letti, quello che serviva. Nella mostra alla Torre di Mola c'è appunto l'elenco di quello che è stato fornito questo ospedale. Abbiamo messo in mostra ieri la Torre di Mola, addirittura le medicine che c'erano a disposizione, quindi devi ritrovare, erano quasi terme, cose che noi oggi ci facciamo la tisana, ma quelle erano le medicine di allora, ed è anche quello in mostra a San Giovanni. E poi l'archivio civico di Formia e di Gaeta, ringraziando il cielo, adesso è tutto online, l'archivio di Stato di Caserta ha messo tutto online, perché i vari comuni, ogni documento devi chiedere ovviamente un certificato, devi farlo uno alla volta. Invece adesso, per chiunque fosse interessato anche a fare ricerche circa il proprio genealogico, su internet c'è l'archivio di Stato, tutti gli archivi di Stato, la Caserta ha fatto un buon lavoro, siamo antenati, potete andare a vedere tutti gli archivi. Quindi per la prima volta ho messo le mani l'archivio civile di Formia e di Gaeta. E poi l'archivio Esposito e l'archivio Cardillo sono due ricercatori privati che hanno fatto dei lavori lunghi 20 anni per mettere assieme tutti i caduti appunto dell'esercito napoletano. Innanzitutto volevo farvi una mia personale, poi alla fine teoria, cioè che è quella dell'oblio storico incontrovertibile, cioè alla fine, per quanto ci possiamo sforzare, alla fine noi ricordiamo solo quello che è l'ultima cosa che abbiamo vissuto. Noi la seconda guerra mondiale la ricordiamo 10 volte l'anno, quindi il sito che è richiesto da tutte le parti, toccavano addirittura delegati in ogni quartiere, perché ci sembra quella cosa più importante, perché ci sono stati i nostri nonni, ci sono stati i nostri padri, no? E quindi ci sembra importante, però poi allontanandoci ci scordiamo tutto quello che c'è stato prima. Quindi è una cosa che evidentemente è per forza così, come le donne che dopo il parto hanno l'endorfina che fa scordare il parto. Quindi il dolore, cioè se fossimo in grado veramente di apprendere dalla nostra storia, forse tanti errori non li commetteremo alla fine. Quindi alla fine più ci allontaniamo, più per forza ci dobbiamo dimenticare. Quando mi si dice si racconta la storia, tu vuoi raccontare la storia in un certo modo, sei quasi fissato su questo, io dico, io voglio tirare fuori la storia del nostro territorio. Questo elenco che vi ho messo qui, non ve li leggo, sono tutti i bambini morti da 0 a 2 anni e mezzo durante l'assedio di Gaeta. Quando mano ho messo insieme questo triste elenco, c'è poco da fare la storia, c'è poco da essere d'accordo, non d'accordo, eccetera, eccetera. C'è solo un attimo da fare un ricordo, un pensiero, no? Perché in mezzo a tutta la politica che c'è stata, eccetera, eccetera, ci sono stati, guardate quanti sono, 30-40 bambini che sono morti tra Formia e Gaeta dai 0 ai 2 anni e mezzo, questi li ho voluti mettere tutti. L'ultimo di questo elenco l'ho messo in nero, scusatemi, è Ferdinando Cartier, ho messo in ultimo 2 anni e mezzo, figlio di Don Francesco Cartier, alfiere dei veterani svizzeri. Sì, perché tra l'esercito napoletano c'era sempre stato, da Carlo III in poi, c'erano sempre stati 2 battaglioni svizzeri. Erano una garanzia per il becco, perché erano mercenari, erano pagati, e quindi in caso anche di colpi di Stato e qualcosa di simile avrebbero garantito la salvezza comunque lì. Quindi c'erano sempre stati degli svizzeri. E si sapeva ad esempio a Formia che fossero morti 2 svizzeri. Adesso li vedremo, andando
ad andare avanti, oltre a esserne morti molti di più, a Forno pure vedremo 6, a Gaeta ho trovato 80 militari svizzeri morti. Quindi domani con noi, ad esempio, ci saranno 5 svizzeri di Roma che si occupano, insomma, della cultura, del ricordo, della storia delle Svizzere in Italia. Quando vi ho raccontato questa storia, non avevo coscienza di una cosa del genere, che domani saranno qui con noi per ricordare questi svizzeri. Il capitano Filoni, il Trent e Brunner sono forse gli unici che sono sul serio morti proprio durante la battaglia di Roma. Erano sempre stati censiti, uno di Losanna, uno di Lucerna, e devo dire, a sprezzo del pericolo, sono rimasti in prima linea. Quindi con tutto quello che ha raccontato Alessandro, con tutti questi danneggiamenti, sono rimasti in prima linea, non sono andati dietro, non sono scappati, e quindi ne hanno pagato le conseguenze. Però poi, andando soprattutto nell'archivio dell'ospedale militare, sono usciti gli altri, perché chi era ovviamente ferito gravemente dalla battaglia di Mora o dalle battaglie precedenti, quindi dal Garigliano, dal Volturno, l'avevano portato nel primo ospedale disponibile, che era questo, quindi siamo proprio qua. E quindi chi non era trasportabile poi è rimasto in mare piemontese, e quindi da ferito militare sono diventati tutti prigionieri di guerra. E quindi ho messo insieme questi caduti che domani ricorderemo, che sono morti magari il giorno dopo, un mese, due mesi, tre mesi dopo, nell'ospedale militare, tutti diciamo, segnati come prigionieri di guerra. Quindi ho messo insieme tutti quelli che sono stati i morti a Formia, che hanno combattuto per la difesa di questa città e che hanno combattuto magari per la difesa prima, ecco, su Volturno, su Garigliano, per impedire alle truppe di arrivare in questa città. Molti nomi ci sono noti, io non ho potuto trovare da dove venissero tutti, però quando leggo Evangelista, il cognome che è presente ad esempio in Gaeta, se non anche a Forno, sono i miei vicini, Garofano, possiamo vedere di Scarpato, sono tutti nomi, Colatullo, che molto probabilmente sarà Colatullo, perché poi stiamo parlando di nomi censiti durante una guerra, quindi scritti un po' a mano, quindi molto difficile leggere. Come ad esempio di Rocco, che è un cognome di Mola tipico, che sempre esiste da 300 anni a Formia, e ad esempio io ho trovato un di Rocco Francesco, che ho inserito nella targa di domani, morto a Formia, e un di Rocco Antonio, quindi omonimo del nostro Antonio di Rocco, morto a Gaeta. Molto probabilmente erano entrambi di Formia, però di questo non ne abbiamo contezza, quindi ripeto, non li voglio leggere a uno a uno, domani ci sarà un momento per loro. E qui arriviamo a Formia. Questi pochi nomi che leggete sono veramente in assoluto una novità per questa città. Questi, al contrario, erano militari di Formia che hanno combattuto nel 1860-61. Alcuni sono caduti, di alcuni non c'è stato modo di trovare che fine hanno fatto, però noi abbiamo cercato di raccontare qualche storia, quindi siamo andati intanto nelle chiese, nei cognomi più strani, ci sembravano non indigeni, siamo andati a vedere ad esempio se veramente erano di qua e abbiamo trovato gli atti di nascita. Vi ne racconto qualcuno? Capolino Vincenzo, una storia veramente tragica, Capolino Vincenzo che è caduto a 27 anni, 27 dicembre a Gaeta, perché era nato a Castellone e lui faceva il cannoniere. Qui fu mandato a Gaeta con il cannone e come mestiere sparava tutto il tempo verso casa sua a Castellone, dove c'aveva il padre, la madre, i fratelli, i figli. Ci possiamo consolare solo del fatto che con i cannoni che avevano da Gaeta a Castellone non ci arrivavano. Quindi per grazia di Dio, almeno per lui, insomma, non ha fatto veramente un mestiere brutto. E Capolino morì il 27 dicembre, proprio quando è il giorno in cui Afan de Rivera, che era un grande ingegnere, era anche nato a Gaeta, cercò di rigare un cannone gaetano, per cercare di imitarlo, e lo fece proprio il 27 dicembre, cercò di rigare, però evidentemente il povero Capolino Vincenzo non lo usò perché morì quel giorno a Gaeta, quindi sono nato a Formia, combattuto e morto a Gaeta. Di Belli Giovanni, Di Belli non è un cognome di Formia, quindi mi sono posto il dubbio che fosse anche veramente di Formia. Era una famiglia effettivamente di Napoli, però che abitavano qua, anche una famiglia di signori, che i genitori erano appellati con il donna all'uso spagnolo entrambi, e questo per me è stato un bello shock, perché l'ho trovato nell'archivio che è morto a Finestrelle. Non era mai stato scritto che il formano fosse dalla Finestrelle, per chi non lo sa, è stato praticamente un campo di sterminio, cioè tutti i militari non hanno voluto fare questo passaggio sotto al nuovo Regno d'Italia,
che si sono rifiutati a questo, sono stati presi e portati in massa in montagna sopra Torino, in questo carcere praticamente, e abbandonati lì fino alla morte. E tra cui abbiamo avuto anche questo, il nostro appunto Di Bello Giovanni. De Via Antonio è un simbolo, di nuovo del 2010. De Via Antonio era l'unico militare a cui fuori mi avete dedicato una targa, non so se l'avete mai vista su internet, l'abbiamo vista mille volte. Quando nel 2010 sono stati fatti i monumenti per il risorgimento, la targa che ricordava Antonio De Via, soldato di mare, è scomparsa. E poi abbiamo scoperto che è stata proprio distrutta, cioè non esiste proprio più questa targa. E da questo è nato quello che stiamo vivendo oggi, da Antonio De Via. Perché c'eravamo i proposti con gli amici del primo poi, questa cosa la dobbiamo ripristinare. Però abbiamo fatto meglio, invece di un nome, di Antonio De Lillo, oggi ce ne abbiamo 35, quindi abbiamo forse ampliato il ricordo, abbiamo creato un ricordo. Il capitano Ciardi, Girolamo, e gli altri sono nomi che conoscete, Trani, Marzullo, Darco, Cosentino e Corrado, che sembrano cognomi non propriamente di qua, invece abbiamo trovato di entrambi l'atto di nascita, però purtroppo si sa poco degli altri, non si sa neanche se sono caduti, se si sono salvati, però l'abbiamo ricordato perché sono unità di Formia che hanno partecipato a quella guerra. Ho messo così altri militari che in qualche modo hanno avuto a che fare con questa battaglia, hanno avuto a che fare con questa città. Paolo De Sandro, ad esempio, ha ricevuto la croce di San Giorgio alla riunione per essersi distinto appunto nel bombardamento di Mola. Il colonnello Sani Gabriele, mai nominato in questo caso, anche lui fu decorato proprio per il suo comportamento esemplare durante la battaglia di Mola. Il soldato Rosso Nunziato, nato a Marsico, eccetera, sbandato a Mola di Gaeta, quindi ha combattuto a Mola e poi non è stato più ritrovato, probabilmente sarà andato a Roma, sarà andato fuori dello Stato, non si sa più. Il capitano Pozzelli Francesco, forse non è lo stesso di Domenico, che è lo stesso, forse aveva doppio nome, perché trovo sempre questi due nomi, Pozzelli Francesco e Pozzelli Domenico. Difesa a costo grande dall'esercito che ripiegava sopra Mola, diceva sulla scheda, l'ha raccontato prima Alessandro, la stessa persona. E ancora il soldato Pasquali di Leonessa, che militò nel decimo cacciatore, partecipò alle azioni del Volturno e a Mola e alla difesa del 1860. Questi li ho trovati sparsi, diciamo così, in ordine spazio negli archivi, però in qualche modo avevano a che fare con la nostra storia. Che cosa dire? A Formia, per grazia di Dio, queste slide sono solo 8, ma io il lavoro l'ho fatto sull'intero Golfo di Gaeta. E se è stato anche fisicamente più facile fare la targa a Formia con 35 nomi, a Gaeta questo stesso lavoro conta 400 nomi, caro il mio assessore. Quindi adesso ci dobbiamo inventare un muro bello grande. Uno spalto, non lo so, perché per la prima volta non abbiamo il ricordo teorico. Io ho 400 nomi, di cui quasi 100 svizzeri, di soldati che nell'esercizio delle loro funzioni, al di là di quello che pensiamo, hanno perso la vita in questo territorio. E quindi io finisco qua, molto spero che sia stato veloce, ma era un tributo dovuto ai nostri concittadini e a chi ha difeso questa città. Grazie. Allora adesso io me ne faccio da qua, presento la guest star di questa serata e adesso farò un percorso che andrà ancora più avanti, perché il nostro ospite, che voi penso conoscete, Primo Aprile, scrittore, giornalista di successo, ci fornirà una cavalcata diversa, cioè che va da questo assedio di lei, da forse ai giorni nostri. Quindi è una domanda che pongo a Pino, e lui poi partirà per il suo intervento. Che cosa ha comportato questo momento, la battaglia di Mola, l'essere di Gaeta, la fine di questo regno, e che cosa è successo dopo? Che cosa è successo dopo al Meridione? Intanto ovviamente lo ringrazio per essere qui, per mille impegni, e viene contesa insomma da più parte del sud ogni giorno, oltre che lo vediamo spesso e volentieri anche in TV, tanti interventi. E ancora grazie a essere con noi, fino a qui. Questo segno fa un po' meno storia. In realtà non mi spaventava.
cos'è stata la battaglia di Nola di Gaeta e poi Gaeta? E il momento in cui si instaura la minorità nell'unione. Di che cosa si tratta? Gli studi che mostrano queste cose sono persino abbastanza banali. Le dimostrazioni sono ormai, come dire, un'ovvietà per chi fa questi studi di psicologia sociale e anche di psicologia. Avete sentito prima cosa succede alle donne dopo il parto? Una scarica di ormoni che cancellano i dolori del parto. Se non fosse così saremmo tutti figli unici. La nostra specie si difende dall'impossibilità di convivere con dolori troppo grandi con amnesia. Questa amnesia è in parte di natura proprio psicologica e persino ormonale. Cioè è il vincolo che deve cancellare il dolore della sconfitta. Per cui la rielabora. Dall'altra parte c'è il vincitore che deve cancellare il crimine commesso con la vittoria. E allora deve riscrivere, cancellare, riproporre in diverso modo. Quindi, come vedete, dimenticare è la prima cosa che si fa, e la fanno sia il vinto che il vincitore, che ha un interesse che si ritrova comune, ma partendo da lati opposti. C'è stata un'aggressione. Allora, il mio primo libro ormai, come dire, non credo più, sono 25 anni fa, come forse qualcuno ricorderà, si chiama Elogio dell'imbecille, ed è, al di là del titolo e della forma molto divulgativa, è uno studio sui meccanismi di moltiplicazione della stupidità di massa. E lì si spiega anche come avvengono le unificazioni. L'unità d'Italia poteva farla solo in Piemonte. Perché per unificare puoi solo portare, ve lo racconto con un'altra volta. E Peleando, tirano di Corinto, mandò un suo messo a Trasimulo, tirano di Mileto, a chiedere come si governa una città. E il messo tornò a Peleandro e gli disse: Peleandro, secondo me quello è scemo. Dice: perché? Perché io ho fatto una domanda che tu mi hai detto, e lui che ti ha detto, mi ha detto. Mi ha portato in un campo di grano, guarda, un suo campo di grano, non di un altro. E mi parlava di più e del meno, e camminando, passeggiando in mezzo a questo grano, dove trovava delle spighe più alte, rigogliose, con chi le spezzate le tutta. Del suo grano! E gli scende. E Peleandro licenzia il suo messo e, compreso il messaggio, mette a morte tutti i maggioretti della città. Si può unificare solo a livello del più basso. Se avessimo avuto il, come dire, il club dei fisici nucleari solo se detentore di Nobel, per unificare l'Italia avremmo avuto forse due o tre persone, nonostante la grande scuola di fisica italiana, la più alta del mondo, se non la più alta. Mentre nel club dei tifosi del Milan chiunque può fare parte. Quindi tu non puoi unificare.
giudicare a livello del dei fisici o Nobel, ma solo a livello di tifosi. Cioè, per fare un mazzetto di asticelle lunghe uguali, tu devi spezzare tutte quelle più alte, più lunghe. La carovana di 100 cammelli, di cui 99 sono i più veloci corsieri del deserto, il centesimo del cammello zoppo, va alla velocità del cammello zoppo. Guardate, io non voglio dire i piemontesi, cose eccetera, voglio solo dire che di tutti gli stati italiani, quello peggio messo, peggio amministrato, di cultura paragonabile rispetto a quella è del Piemonte, quindi si poteva unificare solo a livello del Piemonte. E qual è la cifra, l'arma dello stupido? È la violenza. Alla stupidità, e badate, lo devo sottolineare, non sto dicendo che i piemontesi sono stupidi, mi guardo le idee, soprattutto sarebbe un falso, ma è la stupidità dell'azione, si accoppia sempre la ferocia. Questo dipende dall'antropologia, noi siamo cromagnoli, il nostro avo, c'è la linea umana prima della nostra, della Neanderthal, che aveva a parità di carcassa, di rapporto cervello-corpo umano, il doppio del cervello. E cromagnoli, figli di sterminare Neanderthal, i macrocefali sono costruiti, i microcefali sono violenti. Quello che avvenne era, faceva parte, come dire, di un disegno mondiale che non poteva non avvenire. Lo ripeto velocissimamente, ma nei 200.000 anni della nostra esistenza come Homo sapiens, noi per 190.000 anni siamo stati cacciatori raccoglitori. Il cacciatore raccoglitore non modifica l'ambiente, ci vive come parte integrante di quell'ecologia. Pensate a le tribù dell'Amazzonia e al fatto che a quello che stanno facendo le tribù dalle foreste dell'Amazzonia, non le tribù, quegli altri, le brucia. Perché? Perché 10.000 anni fa arriva l'agricoltura e comincia, è la prima rivoluzione della storia dell'umanità, una rivoluzione civiltà. A cosa sono motivate? Da una nuova economia su cui fiorisce una politica, un'ideologia che genera una cultura. E Caino uccide Abele. Caino significa agricoltore, Abele significa nomade. I popoli agricoli che nacquero nell'agricoltura di 10.000 anni fa hanno sterminato i popoli nomadi. E il mito di Caino e Abele è quello che ci racconta, il mito è stata la prima forma di trasmissione di conoscenza. La specie ci racconta quello. Nel 230 anni fa, caro Cristiano, nel 1789, la rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale, che viene fatta coincidere con la rivoluzione francese, e accadono due cose importanti. Uno, lo ricordate, quindi è un dato di fatto, non so. Viene per la prima volta concepita la non esistenza di Dio, cioè la non necessità di una divinità. Prima di allora in nessuna cultura della sovranità era stata immaginata l'assenza di Dio. Seconda cosa, nasce il bisogno, la necessità storico-economica degli stati. Noi siamo convinti che adesso con l'Europa, con l'Euro e l'Unione Europea siamo finalmente molto più liberi di circolare per l'Europa rispetto a prima. Sì, ma rispetto al prima nostro. Io facendo un giornalista, quando dovevo fare le richieste che coinvolgevano vari paesi in Europa, c'era il segretario che diceva allora, i marchi ce li hai qui, tasca qua, i franchi ce li hai qui, le sterline ce li hai qua, avevi... come dire, è sempre questo passaporto, ma adesso i nostri figli ti girano per l'Europa con una moneta e Deo grazie se si ricorda di portare una carta d'identità e giro. E poi ci
sembra un grande passo avanti, lo è rispetto a ieri, ma avanti ieri, cioè prima della nascita degli stati nazionali, si circolava in Europa molto più liberamente di oggi, andavi in carrozza dove volevi, con in tasca i soldi che avevi, perché tanto a quelli non gliene fregava niente se c'era scritto Regno di Sicilia, Gran Ducato Toscano, se era un grammo di oro, pensato io era un grammo, quello valeva un grammo, e poi sotto ci mettevi lo stemma che volevi, erano fatti tuoi. E eravamo molto più liberi di circolare come volevamo rispetto a oggi. Gli stati nazionali perché devono sorgere? Perché l'industria ha bisogno di una sorta di incubatore in cui potersi sviluppare sino a raggiungere più o meno la parità in tutti i paesi, oltretutto la quale poi abbattere le frontiere e paragonare, vuol dire fare concorrenza alla Francia. Ma l'industria ha bisogno, quando nasce, anche di una cosa che gli altri hanno insegnato, ovvero cosa? La creazione di colonie interne, ovvero territori e popolazioni che vanno rapinate di tutto per concentrare le risorse del paese siffatto in una sola parte e sviluppare l'industria, in modo che l'altra resti povera per poter fornire a poco prezzo le braccia per riempire le fabbriche e soprattutto rappresentare in quanto all'interno dello stesso paese un mercato esclusivo per le merci prodotte nell'altra parte. Chi ha insegnato questo è la Gran Bretagna, cioè pensate alle colonie interne, il Galles, la Scozia, l'Irlanda, quindi non è che abbiamo inventato niente facendo l'unità d'Italia in quella maniera, ed è per questo che la Gran Bretagna, come lo dice Cavour, l'unità d'Italia l'hanno fatto gli inglesi, come dice Garibaldi, senza gli inglesi era massoneria britannica, non avrei potuto fare quello che ho fatto. Ma questo accade in tutto il mondo, negli stessi anni, ma addirittura negli stessi mesi. Si combatte per creare stati nazionali in tutto, dagli Stati Uniti, la guerra di secessione, che fa più morti statunitensi che le due guerre mondiali messe insieme, a Giappone, la guerra di Shogun, cioè tutti gli stati nazionali nascono a quella maniera perché il mondo deve essere industriale. E per imporsi la civiltà industriale, che partorisce quindi una politica al servizio di questo, è un'ideologia che poi sfocerà nel nazionalismo anche più pieno, ma persino il corrente letterario sul nucleare, il romanticismo, nasce da questo. E i poeti inglesi, che non sapevano tenere in mano una forchetta, altro che un fucile, vanno a morire stupidamente invece di scrivere splendide poesie per la libertà della Grecia. Cioè, state a casa e scrivi che ci rendi un servizio a 8 milioni. Perché? Perché questa ideologia diventa. E abbiamo anche i tanti idealisti italiani, come l'hanno delusi, pensate a quello di Garibaldino che per la delusione, per non svegliare poi la moglie e il figlio che dormiva, si fascia la testa con un asciugamano e in cucina insieme ci si pianta un fiore nella testa. Tanti, Ippolito Nieto che scrive che quando vede che cosa sta successo, beh, è piena la storia. Però è così che si fanno le cose, si fanno male. La civiltà industriale a cavallo di due secoli per imporsi ha fatto da 200 a 250 milioni di vittime e noi abbiamo fornito. Allora che cosa è successo poi? Che c'è la nuova di Gaeta con tutto questo? È il giorno in cui noi vediamo meno. Fino a quel giorno questo paese aveva gli stabilimenti siderurgici più grandi d'Italia. Quello della Calabria di Mongiana da solo era pari a tutti quelli del nord messi insieme. Fino a quel giorno avevamo aristocrazia, ingegneristi e operaia, per esempio a Pietrarsa, che facevano i treni e locomotive,
che avevano mercato in tutto il mondo, allora fino alla seconda guerra mondiale, in Sud America si circolava con treni su cui era scritto Made in Regno delle Due Sicilie. Torino, quando ha fatto le ferrovie in Piemonte, le locomotive, le carrozze, è a comprarle a Napoli. Dopo questo, noi diventammo scemi. Non sapevamo più fare acciaio. Sì, lasciate perdere i dettagli che hanno distrutto gli stabilimenti siderurgici e li hanno venduti come ferro vecchio, per spostare tutti gli appalti a loro. Smettendo di saper fare i treni, e quando si fu unificata l'Italia, delle 75 locomotive costruite in Italia, che erano quello ospitale, 60 li avevamo fatti noi e 15 tutti i nostri italiani messi insieme. Ma diventavamo scemi, non sapevano più farle, sapevano fare solo a loro. E così anche oggi in cantieri non è cambiato niente. I soli cantieri navali di Napoli erano pari a tutti quelli del resto d'Italia messi insieme, ma quelli di Castellammare di Stabia erano ancora più grandi. Non sapevano più fare le navi, nonostante fossimo stati i primi, fossimo, insomma, i nostri, sono perito meccanico, quindi posso dire che sono le rete di quelli, e facevo fisica all'università. Gli inglesi, la prima nave marina a vapore, si era saltata da una volta, che non avevano la loro prima nave a vapore, avevano 4 anni prima degli inglesi, nel 1818. Gli inglesi ci arriveranno nel 21. E la civiltà industriale, a partire dal Costituzione, la caldaia a vapore reinventata, perché lo sapevano fare già il 10-2500. Però com'è che